Eccoci, ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Cosa andremo a fare? Questo modulo. Ne ho fatto solo uno, dovrebbero poi venire degli orecchini. Allora, cosa c'è di materiale all'interno? Beh, poco. Cheops, che penso abbiate tutti, Leo Beads. Poi abbiamo bisogno dei cristalli 4x6 di due colorazioni, come potete vedere. Rockail 15 e 11, io sto usando Miyuki. E cristalli 3x4, cristalli 4 mm, questi sono proprio dei cristalli. E poi presumo di aver dato tutto, non mi sembra di aver dimenticato le perle da 8, queste centrali e questo è quanto. Io sto usando un filo di nylon semplice, questo della Decathlon da 0,16 e un ago 11. Bene, procediamo, buona visione del tutorial. Ciao, ciao, ciao. Allora, inseriamo sul filo le due Cheops messe così, vedete, con i due fori laterali e quindi che combaciano. Poi inseriamo un cristallo, uno bead, un cristallo, uno bead, una perla, queste qui sono da 8, mentre i cristalli sono 4x6, uno bead, un cristallo, uno bead, un cristallo e così la stessa cosa, quindi sia da una parte che dall'altra in modo speculare. Chiudiamo a cerchio, nodino, ci vediamo quando avete effettuato questa operazione. Allora, come vedete, ho chiuso a cerchio, vedete? A questo punto usciamo dal cristallo prima della perla, questa qui da 8. Inseriamo questa sequenza. 4, 11, io sto usando le Miyuki. Cristallo 3x4, 4, 11, portandoci all'interno di questo cristallo. Tiriamo il filo in questo modo. Ok? Ora, nuovamente dobbiamo inserire 7 cristalli dentro, naturalmente, foro superiore. Della Cheops. Ancora 7. Non fateci caso se le rocaille sembrano di colori diversi, in effetti lo sono, ma perché ho smontato una cosa e quindi è possibile che siano diverse, ma mi piacciono anche se sono un po' diverse. Quindi io entro naturalmente ancora dentro al cristallo ed esco naturalmente. Ora dobbiamo entrare nell'altro cristallo, quindi stessa sequenza di prima, cioè dall'altra parte. Finiamo naturalmente facendo queste due che abbiamo fatto qui. Ci vediamo quando avete fatto queste. Sto quindi inserendo, come vedete, l'ultima sequenza da questa parte. Non fate caso naturalmente al filo in più. Ora cosa bisogna fare? Adesso vi faccio vedere. Passiamo attraverso le rocaille e il cristallo. Scusatemi. Usciamo dalle prime due rocaille, vedete, dopo il cristallo. Dobbiamo inserire questa sequenza. 3, 11, un cristallo 4x6, 3, 11, portandoci all'interno, vedete, di queste. E usciamo naturalmente qua. Tiriamo e si è posizionato in questo modo. Ora dobbiamo inserire 2, 11, 2, 15 e 2, 11. Nel frattempo usciamo naturalmente di là. Ecco qui. Qui andremo a fare quello che abbiamo fatto qui. Qui, qui, qui e qui, come questo. Di qua in modo speculare come qua. Ci vediamo a fine giro. Sto quindi inserendo le ultime rocaille di questo giro, vedete? Il cristallo per finire questa parte. Ecco qua, e
vedete che l'abbiamo finita. Ora passatela attraverso la lavorazione almeno un'altra volta. Quindi sono passata attraverso la lavorazione almeno un'altra volta. Ora usciamo dal cristallo e cominciamo a fare la decorazione, ok? Quindi inseriamo sul filo queste 6 roccaglie, sto usando sempre le Miyuki. Tiro, vedete, in questo modo. Altre 6. Ancora, questa volta però dobbiamo metterne 5 perché lo spazio è inferiore, perché dobbiamo andare dentro la perla. Ancora 5 nel cristallo. 6 nella Cheops. 6. Ok. Quindi il filo che c'è qui, non fateci caso, proseguite in questo modo, continuando in questo modo per tutto il giro. Vedete? Come vedete, sto inserendo le ultime roccaglie del giro. A questo punto passate attraverso la decorazione, quindi queste roccaglie almeno una volta. Allora, ora usciamo dalla prima roccaglia, vedete dove qui c'è il cristallo 4x6. Inseriamo questa sequenza, cioè 2, 11 e un cristallo da 4, portandoci all'interno del cristallo, questo qui colorato. Ora nuovamente dobbiamo mettere invece, però al contrario, un cristallo e 2 rocaille, dove all'interno di questa rocaille. Ecco qua, eccole posizionate. Passerete attraverso la lavorazione e farete anche da questa parte la stessa cosa. Sto quindi inserendo l'ultima sequenza del giro, i cristalli, le rocaille, e a questo punto non resta altro da fare se non passare attraverso la lavorazione più volte il nodino, e a questo punto il modulo è finito. Quindi ecco finito il modulino, è carino, non è piccolo, per cui secondo me va benissimo per un paio di orecchini. A breve troverete sul canale il modulo, vedete, abbiamo fatto questo, io ho fatto questo qui, che era adatto per dei bracciali o eventualmente anche dei piccoli orecchini. A breve faremo questi, che sono due moduli versatili anch'essi, perché ho concepito tutti questi tre modulini proprio per o ciondolini da poter attaccare ad una collanina, eccetera, oppure proprio dei moduli versatili da poter creare di tutto e di più, bracciali, eccetera. Questo lo vedo proprio perfetto per un bracciale. E questo lo vedo molto bello anche per degli orecchini, oppure un modulo adattabile per una collana. Stessa cosa anche per questo, naturalmente. Quindi abbiamo iniziato e ho iniziato con questo. Prossimamente ci sarà uno dei due moduli, ok? Per ora un saluto, ci vedremo presto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, questo di oggi, e noi ci vedremo prestissimo. Ciao, ciao, ciao!